Un approccio integrato per valorizzare le eccellenze naturali, culturali ed enogastronomiche di 11 comuni emiliani sull'asta del Po, nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, è l'obiettivo principale del progetto Adrionet, coordinato dalla regione Emilia-Romagna con partner di 6 paesi dell'area balcanica. Dopo un lungo lavoro di coinvolgimento dei principali stakeholder territoriali, alla presenza di esperti del settore, è stato realizzato un master plan turistico comune ai diversi territori, punto di partenza per le attività che potranno essere svolte nei mesi a venire. Dalle attività pilota sono emerse 5 strategie di sviluppo turistico condivise con il territorio e accompagnate dalle corrispondenti azioni bandiera. Per la mobilità intermodale, la costruzione di un modello integrato di mobilità ciclabile, fluviale e ferroviaria e la riqualificazione dei porti fluviali. Per la gestione della conservazione e della destinazione, la realizzazione di un parco fluviale del Po e lo sviluppo di una nuova organizzazione territoriale. Per la valorizzazione di luoghi ed elementi, la promozione di mercati, festival, fiere e mostre e la creazione di una rete locale che seleziona e promuove i festival del territorio. Per quanto riguarda gli eventi, la valorizzazione delle eccellenze come prodotti tipici, paesaggi, musica, dei concorsi culinari in piazza e delle tradizioni. Per la formazione di conoscenze e competenze, l'attuazione di una scuola europea del territorio, la promozione delle capacità di lavorazione del prodotto, l'arte della preparazione dei cibi, lo sviluppo delle arti visive come pittura, fotografia e cinema e della musica e la formazione di guide e operatori per interpretare il territorio e accompagnare i visitatori.